Signorina, chi ha la febbre in questa casa? Cos'è successo? Lo raccontiamo ai nostri amici? Pronto? La febbre ti ha tolto la parola? Guarda, hai visto che adesso ti fa cadere l'aerosol? Toglilo da lì e fallo. Allora. Stai un po' meglio, amore? Chiedi perché? Ma fammi vedere un po'. Oh, dai, amore mio, ma sono io! Come sono vestita oggi? Ma sono bellissimo, ma grazie! Quindi stai bene? Stai meglio, tesorino? Bravo, amore, ma cosa stai bevendo? Un caffè. Un caffè? Ma hai solo 6 anni, quasi! A proposito, chi è che compie gli anni tra 8 giorni? Tu, amore! E quanti anni? Ma cosa continua a bere? Questo allora spieghiamo ai nostri amici che non è un vero e proprio caffè, ma è una crema al caffè buonissima che noi compravamo sempre in Sardegna e finalmente l'abbiamo trovata anche qui, vero? Adesso basta! Senti, vuoi raccontare ai nostri amici cosa è successo perché sei a casa? Ani! Ani, non si mangia il bicchiere vetro, batta. Allora ragazzi, dovete sapere che in questa famiglia ogni settimana qualcuno sta male, vero? Chi è che era stato male la settimana scorsa? Checca. Vanessa. E cos'era? Era il 1° novembre, siamo andati fuori a pranzo, quando siamo tornati a casa ha iniziato a vomitare, a stare malissimo, a mal di stomaco. Se non lo avete visto potete andare a guardare il video in cui appunto Vanessa è stata male. Ieri invece Anastasia esce da scuola e come sale in macchina si addormenta, vero? E si addormenta e a me già era sembrato un po' strano. Quando siamo arrivati sotto casa l'ho presa in braccio per portarla in casa ed era bollente. E lei, poverina, è stata tutto il giorno a scuola con la febbrina. Non ha la febbre molto alta, però... Infatti era seduta. Dove? Sempre seduta in banca. Perché non ero in piedi, io ero seduta perché non stavi bene. E sei stata bravissima perché non mi ha fatto chiamare dalle maestre, è stata veramente brava. Poi stavamo andando a casa allora, dai. Vabbè, stavamo andando a casa alle 4:30. Ma non ce l'avevo quando siamo arrivati a scuola. No, infatti. Ce l'avevo solo quando stiamo andando a casa. Ti è arrivato verso la fine? Andonia, mamma, andiamo a giocare un po'. Dove? Con il mio telefono, sapete il gioco dell'anno scorso? E quale? Quello dell'anno scorso? Quello dell'anno scorso lo dice lei. Quello del bimbo. Mi sono accorta una volta che io già adesso pure i nomi, i cani, ho delle porte sbloccate. Wow! Vado a prendere. Ok, vai a prenderlo. Noi ti aspettiamo qua. Eccolo lì. Guardate. Fallo vedere, eccolo qui. Aspettate che si apre. E voi ragazzi, giocate ai videogames? Sì, scriveteci nei commenti quali sono i vostri videogame preferiti. Allora, vedete qual è il videogame? Questo qua. Allora, adesso noi facciamo una super partita e ci vediamo più tardi e vediamo come sta Anastasia, ok? Later. Vado a prendere Vanessa. Ti senti un pochino meglio? Adesso vado a prendere Vane e poi magari più tardi faccio venire la Giadina a giocare con voi. Se ti senti meglio, se la sua mamma può, va bene? Però prima mi devo fare una super doccia perché non me la sono ancora fatta stamattina per stare un po' con te, giocare con te non l'ho fatta. Sta arrivando papà, un minuto arriva papà e io vado. Fai la brava. Faccio merenda, poi giochiamo insieme, ok? Bimbe, vado a farmi la doccia. Vane, ci piaci tu un attimo a guardare Anastasia? Va bene. Ok, ci vediamo dopo. Ani, mi è venuta un'idea. E se facciamo uno scherzo alla mamma, però non so quale. Io lo so. Che quando la mamma si fa la doccia. Finalmente un po' di pace, una giornata intensa.
messa oggi a casa da sola con Anastasia, una giornata bellissima, potevo uscire, prendere un po' di sole, e invece no. Adesso mi faccio una doccia super rigenerante. Guardate che capelli sporchi che ho, ragazzi. Ci vediamo tra poco con una mamma Romina super pulita. Che odore strano. Che odore. La risposta all'unica domanda. Adesso cosa manca? Un grassetto. In ufficio il mio capo mi tratta come se non avessi visto mai prima che mi chiamo Riccardo ma sono Fabrizio. Vale. Vale, che c'è? Allora, è successo una cosa grande, un bel problema. Ho sentito la mamma che ha urlato. Ma no, non mi ricordate. Andiamo a controllare. Era uno scherzo. Bambine, io stavo facendo la doccia, ho messo lo shampoo e avevo la vasca completamente piena di sangue e mi sono spaventata tantissimo, pensavo mi fossi spaccata la testa, mi fosse partito un aneurisma, qualcosa. Ed era uno scherzo! Sono svenuta dallo spavento, ma che scherzi fate? Sì, mamma, era uno scherzo. Ma comunque ragazzi, il video finisce qua. Iscrivetevi al canale, attivate. No, un attimo, cosa pensate adesso di cavarvela così con questo scherzo? Aspettatevi la mia vendetta. Eh sì, bla bla bla. Bla bla bla.